Dal comunale di Urbagna, al termine della partita, Eugenio Gulini commenta l'1-1 di Urbagna Biagio Nazzaro. Una partita dai due volti, un Urbagna che nel primo tempo si distende molto bene, va in vantaggio su calcio di rigore, due difensori avversari vanno a stringere su Sacchi, l'arbitro fischia sul dischetto, indica il dischetto e dal dischetto il bomber Pagliardini centra la sua 17esima ciliegina. Al 24esimo Romagnoli di testa su calcio d'angolo prova a pareggiare subito, ma la palla è altissima sulla traversa. Al 32esimo bel taglio di punizione di Rossini, ma la palla scivola molto esterna al palo difeso da Pianierelli. Al 37esimo la più bella azione della partita, Sacchi, Ricci, ancora Sacchi a tu per tu col portiere, non riesce a colpire bene il pallone. Due minuti più tardi Sacchi si muove ancora, si ripete, ma a questo punto Lombardi va a chiudere sul primo palo anche in maniera molto, diciamo così, critica, perché il pallone calciato da Sacchi era molto velenoso. Tra il primo e il secondo tempo succede un po' di marasma e ci rimette il solo allenatore della Biagio Nazzaro, che francamente ci sembrava che andava a togliere gli avversari l'uno dall'altro, che si accapigliavano. E nel secondo tempo c'è stato pochissime emozioni, due tiri da parte della Biagio Nazzaro ben parate dal portiere Pianierelli, due tiri che erano praticamente non certo autoritari, fino ad arrivare al 31esimo quando Rossini va sulla destra, riesce a stringere molto bene sul lato destro dell'area, crossa e Santoni di testa solo soletto nell'area infila Pianierelli. Risultato quindi che si pianta sull'1-1 con un Urbagna che poi ha mantenuto il risultato del pari in maniera ottimale.